Buongiorno, buongiorno cari amici di Chance Bet News, cari amici rossazzurri. Ebbene sì, il Catania è stato capace di rovinare quanto di buono fatto martedì scorso con la vittoria in Coppa Italia contro il Padova, partita meravigliosa quella contro i Patavini, un 4-2 ottenuta su supplementari, meritato con una partita splendida da tutti i punti di vista, tattico, mentale, fisico, emotivo. È riuscito a rovinare tutto andando a perdere per la sedicesima volta in questa stagione in quella contro una Virtus Francavilla che ha il grande merito di non incassare reti in casa dallo scorso 13 di gennaio. Sta di fatto però che la sconfitta di Francavilla Fontana evidenzia una serie di problematiche che parleremo, di cui parleremo ora in diretta insieme a voi, ma di cui parleremo questa sera alle ore 21:15. Nel corso di Big Chance con me ci sarà Orazio Provini, che ringrazio sempre per la sua infinita pazienza e disponibilità, e il collega Anthony Di Stefano, perché non ci saranno tesserati del Catania, perché ieri è arrivato il controordine, nessun tesserato. C'è un po' di confusione anche da questo punto di vista, perché prima si decide di dare l'ospite e poi si cambia idea. Allora, se si decide di fare un silenzio stampa, come è giusto in questo momento, non si manda neanche in sala stampa ieri il tecnico rossazzurro, si manda un dirigente che annuncia il silenzio stampa. Però, ripeto, scelte comunicative un po', diciamo, a singhiozzo quest'anno da parte della società rossazzurra. Sta di fatto che, oltre al sedicesimo KO stagionale, quello di ieri è il terza sconfitta consecutiva in campionato, dopo quella di Torre del Greco con la Turris e quella interna contro il Giuliano. È evidente che anche ieri sono arrivati dei segnali importanti in senso negativo che danno degli spunti di riflessione sull'intera stagione del Catania, che ora proveremo insieme a mettere un po' in ordine. Sta di fatto che il Catania, ripeto, anche contro la Virtus Francavilla, è inciampato nelle solite difficoltà di un atteggiamento che le suggerisce sempre di ritirarsi. È come se perdesse all'improvviso fiducia in se stessa, mentre in Coppa Italia quella sicurezza, quella fiducia l'ha sempre mostrata. In campionato perde, si smarrisce, va in affanno e non riesce ad ottenere il risultato. Sta di fatto che mai nella storia della squadra rossazzurra siano centrate 16 sconfitte in una stagione, un record più che negativo, disastroso. Vado a salutarvi mentre vi ricordo che potete intervenire anche in diretta chiamando il 347-836-4418. Vado a salutarvi il mitico Mario Carnazza, dice ciao Federico, con 5 punti in 3 partite siamo sicuri di fare i playoff. Fabio Raineri, ciao Fede, un rientra Maraudin una volta saputo il risultato della gara del Catania. Un passo indietro, mi auguro che questa squadra ritrovi subito serenità di affrontare le ultime partite. Mario Francesco Clienti, buongiorno Fede, se tutto va bene, siamo pessi. Cristian Russo, ciao Fede, in Coppa Italia Leoni e in campionato, lasciando stare. Leggo il messaggio di Benny Maugeri che non mandi in onda perché ingombrerebbe tutto lo schermo. Buongiorno Fede, la delusione è tanta, ma sarò l'unico pazzo che ancora crede che nonostante tutto ci salveremo senza passare dai play-out. Sì, io pure sono convinto che il Can non farà i play-out. Purtroppo la squadra ha giocato la solita partita di campionato a Bulica senza fame e grinta, eppure il Francavilla non mi sembra chissà che cosa. Colpa nostra ovviamente, mi dispiace dirlo, Zeuli ha sbagliato completamente formazione perché ha schierato un 11 per portare a casa lo 0-0 quando invece doveva iniziare la gara con una formazione più aggressiva. Lì, caro Benny, credo che il problema sia una carenza di energie dopo l'enorme dispendio di energie fisiche e mentali nella sfida di martedì contro il Padova. Buongiorno Fede. Una stagione deludente, ma è vero che gira voce che si potrebbe giocare a porte chiuse, si entra nel ridicolo se sarebbe così? No, se fosse così, no, assolutamente. Catania Messina si giocherà a porte aperte, il divieto di trasferta, il divieto di essere a presenziare al derby sarà solamente per i tifosi del Messina. Saro Ternullo, buongiorno, buongiorno anche a Cristian Russo, una squadra scarsa non vince la Coppa Italia, questo è sicuro, sono d'accordo con te Cristian, infatti ripeto, proveremo insieme a fare delle valutazioni, ma proveremo a farle questa sera con Orazio Provini e Anthony Di Stefano di Live Sicilia nel corso dell'appuntamento del lunedì con Big Chance, almeno che non ci siano cambiamenti dell'ultima ora. Prego il Messina, il Sorrente del Benevento di essere clementi contro sti pseudo giocatori, fate beneficenza, non giocate a calcio contro di noi. Tra l'altro la vittoria del Messina contro il Monterosi Tuscia ha messo al sicuro la squadra messinese, tra l'altro
il tecnico Modica del Messina ha attaccato l'ambiente dicendo che non si può far calcio a Messina, ma non solo a Messina credo, che vergogna, dice Peppe Calvagna, chiedo scusa Marco Fonte, ma i punti di distanza al Montasio non erano 12, che problemi ci sono allora? Ci sono, che dobbiamo stare attenti appunto anche alla Virtus Francavilla, che di punti ne ha 33 e potrebbe risucchiarci ulteriormente sotto. Attenzione, John Brad, buongiorno. Peppe Calvagna, che se il Cagliari arriva quart'ultimo farebbe i play-out con il Francavilla. Matteo Di Pasquale, buongiorno Fede, ieri partita preparata malissimo da parte di Zeuli, ancora non capisco qual era il piano gara. Salvo Colombita, Fede, ci salveremo sicuro, ma questi giocatori la vergogna non la conoscono. Lucia, perdonatemi, Comis, buongiorno Fede, non so più cosa pensare, disorientata, cosa dire, sempre forza Catania. Cara Lucia, siamo tutti un po' disorientati e confusi. Marcello Sciuto, buongiorno, good morning anche a te caro Marcello Sciuto. Federico Tirro, ho rivisto la partita che, al contrario di ciò che si dice, corre tanto ma corre male. Saliamo con un pressing singolo e non corale, quando gli avversari giocano tra le linee il centrocampo viene surclassato. Ottima lettura caro Fede. Massimiliano Giuffide, ciao Fede, siamo esausti, basta, non dirla a me. Daniel Masi Basili, buongiorno. Tao Elohim, non ci resta che gufare le alte perché sti elementi non ne hanno voglia di combattere. Franco Nancy Melli, siamo alle solite, vorrei chiederti ma perché Zeuli non fa giocare per alto? Tempo fa c'era Curcio che con Raffaele non giocava e fino ad ora ha fatto tre promozioni. Franco, perché per alta l'ha spiegato mister Zeuli ieri nel corso dell'intervista rilasciata ai colleghi di Telecolor, e non solo, per alta si è potuto allenare solo una volta questa settimana e poi stava fisicamente poco bene, febbre e vomito. Sono un amico di Pietro Ferlito, ti saluto, grazie Gabriele, saluto anch'io a te. Salvatore Pannuzzo, ciao Fede, dobbiamo stare attenti al Monterosi e non solo. Serafino Greco, gli scontri di Roma, che fa la Lega, apre un'inchiesta per la maglia indossata da Mancini dopo la partita, è ridicolo. Ora non vorrei che per quattro fumogeni ci squalificano il campo, vorrei proprio vedere. No, tranquillo che questo non accadrà, verrà multata la società rossa-azzurra. La convinzione è una brutta cosa, dice Gaetano Nico. Solo un tiro in porta in 96 minuti, dai, non scherziamo. Giovanni Sessa, a noi non interessa il silenzio stampa, interessa mantenere la categoria, le vostre parole non ci interessano. Salvo Giuffito, dobbiamo battere il Messina subito. Salvatore Pannuzzo, se il campionato finisse oggi saremmo salvi. Sì, ma ripeto, è un vero peccato che il Catania sta rischiando di buttare al vento quanto di buono fatto finora, fatto quest'anno in Coppa Italia, con appunto un trofeo vinto. Credo che bisogna correre ai ripari. Alla fine aveva ragione Lucarelli quando disse che bisognava aspettare aprire la fine delle partite ogni tre giorni. Adesso con il Messina non si può sbagliare, ma avranno una settimana per prepararla al meglio. E Gianluca Costarelli, volevo sapere, tu che sei filo societario per l'Iga, sia contento dei risultati fino a più ottenuti a fine campionato, ci sarà qualcuno dei dirigenti in discussione? Credo che non sia contento dei risultati né Pellegra, né Grella, né Carra, né Bresciano, nessuno dei dirigenti o dei tesserati del Catania. Credo che qualche cambiamento ci sarà, lo ha detto Pellegra, lo ha ribadito Grella, non so se questo cambiamento strutturale, che prevederà comunque l'ingresso di nuove figure nel CDA del Catania, comprenderà anche eventualmente la separazione da qualche dirigente o qualche dipendente del Catania. La Coppa Italia l'abbiamo vinta perché abbiamo giocato sempre in casa, si salvo Colombrita, perché potremmo dire salvo perché abbiamo giocato le gare decisive in casa, però il fattore Massimino in campionato non è che abbia dato frutti, io ricordo tante sconfitte e tanti pareggi. Chi di speranza vive, disperato muore, dice Francesco Borgese. Come si fa a dare un briciolo di fiducia a questa squadra? Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone, cantava qualcuno. Buongiorno, non dicendo la squadra, ma sono il resto ottimista e sono sicuro che ci salveremo e giocheremo i playoff contro il Messina. Sono sicuro che i nostri giocatori non ci tradiranno, dice Alfio Sant'Angelo. Giovanni Sessa, non meglio giocare a Porte Chiuse perché noi tifosi vediamo fastidio ai giocatori. Francesco Ternullo, buongiorno, siamo in via alla faccia degli sciacalli che tutti conosciamo. All'andata perdemmo due delle tante purtroppo sia con Messina e Sorrento, riprendiamoci questi punti. Francesco Lippo, ciao Corsanza, giocatori da Champions in Coppa e giocatori da terza categoria in campionato. Tano Gilanza, non preoccuparti che quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Salvo Palermo, ciao Fede, la puoi
di spiegare la regola dei playoff, cioè se arriviamo nella zona playout, anche se non si disputano, visto che siamo a più 9, non facciamo né playout né playoff, non è chiara questa regola. Allora, ragazzi, è molto semplice. Il Catania, se non si disputano i playout, il Catania va a fare i playoff. È molto semplice, perché è una squadra che è costretta a fare i playout, quindi per non retrocedere non può andare a fare i playoff per la promozione, quindi è evidente. Se il Catania dovesse arrivare quintultimo e dovesse avere 9 punti e più di vantaggio sulla penultima, non si farebbero i playout, andrebbe a disputare i playoff. Michele Gringeri, è tutto scritto, quest'anno si va in B senza mezza parola, speriamo, caro Michele, io continuo a crederci, lo so che sono filo societario, ma ci continua a cadere nonostante tutto. Morghi Spina, ciao Morghi, pensiamo a vincere i playout e restare in Serie C. Carlo D'Arrigo, buongiorno a tutti. Fabio Minio, dobbiamo vincere assolutamente contro il Messina, poi altre vittorie contro il Benevento, l'ultima partita, nel frattempo nel mezzo andremo a Sorrento e perderemo forza Catania. Daniele UK 94, certo che vedere un'involuzione del genere della Coppa al campionato ti fa pensare male, male, male. Non voglio essere malizioso, e non lo siamo, malizioso di Silvio Zingare, ma come si fa a dire che non faremo i playout? Dice Silvio Zingare, vorrei avere un grammo del tuo smisurato ottimismo, e te lo dice uno che ha vissuto dal vivo lo spareggio a Cosenza con la nocerina per non retrocedere, ma quella era una squadra che giocava a pallone e soprattutto tirava in porta. Con gente come Carletto Borghi questa squadra non ha i fondamentali per giocare al calcio. Silvio, devo essere l'ottimista, sono preoccupato, io non ti sto dicendo che non sia, perché non sono preoccupato, sono molto preoccupato, ma è evidente che bisogna sperare che questa squadra domenica alle 20:45 contro il Messina esca ancora una volta l'orgoglio, come ha fatto in Coppa Italia contro il Padova, perché non si può più assolutamente sbagliare. Giuseppe Pizzino, Fede, non puoi mettere due punte con un centrocampo di mediani e fare giocare Marsura e terzino, dai, su questo sono d'accordo, anch'io non ho condiviso molto le scelte di mister Zeoli, che certamente avrà avuto delle ottime ragioni per fare quelle scelte tattiche. Se Mupessi in campionato, a Coppa finì ora. Gianluigi Gullà, con il Messina la decide l'unico attaccante che abbiamo, Sam Di Carmine. Melo Quattrocchi, fenomeno, non puoi dire a un tifoso l'ha sbriziata la Coppa, fenomeno, non puoi dire a un tifoso l'ha sbriziata la Coppa, io non capisco cosa si finisce Melo. Trofeo vinto, lunga vita all'arbitro della finale, ieri abbiamo avuto la conferma. Claudio Mammazza, malincuore, ma Di Carmine non regge più, è un uomo in più per gli avversari. Salvo Colombrita, finito il campionato, la società deve mandare tutti a quel paese. Mi dispiace molto dirlo, la colpa è di Zeoli, col 3-5-2 la squadra è completamente squilibrata con enormi spazi in mezzo al campo. Dopo il passaggio al 4-4-2 c'è stato un minimo di miglioramento, ma era troppo tardi. Buongiorno Giuseppe Guarnaccia, Dario Conti, finché la matematica non ci condannerà, io ci credo, anche se non so fino a che punto faremo una bella figura ai playoff con questa mentalità. Io mi auguro che se dovessimo fare come io mi auguro i playoff, riesca quella mentalità da Coppa Italia. Se questa società di sprovveduti non è in grado di nemmeno di organizzare un silenzio stampa, che poi non ci sarebbe proprio nulla da organizzare, mandando prima l'allenatore ai microfoni e poi nessun altro tesserato, di cosa possiamo aspettarci? Ale Giuffrida, i numeri non mentono, Zeoli ha fatto peggio e di molto dei predecessori anche sul piano del gioco e della disposizione in campo. Poi devo sentire che nel primo tempo non ha fatto male. Rita Pavone era domenica allo stadio, grande amministratore web mercato del Pellet V9, Emanuele Fisiche Moschella, ma chi scrive ogni due minuti? Federico dice, ma chi scrive ogni due minuti? Claudio Mammazza, come si fa a mandare gente come Rizzo, Palermo, Russotto, Zanellato, Rocca? Agata D'Antonio, buonasera, buon inizio di settimana, spero una vittoria con il Messina, sempre forza Magico Catania. Giovanni Strazzeri, perché si continua su Castellini centrale? Perché Castellini gioca molto bene da centrale, semplicemente che Alessio, come Roberto Zammarini, hanno terminato la benzina, sono stati sempre impiegati, hanno fatto tutta la partita, è normale che questi ragazzi possono avere un calo. Per favore, il disfattista e Cucchi il 27 aprile, grazie, il 28 esattamente. Mario Moira Donato, ciao Moira, spero con il Messina i giocatori avranno più forze sia mentali che fisiche, forza Catania sempre. Salfi cantautore, Angelo Giurlando, un saluto da Trapani, Picciotti, ci rivedremo. Caro Angelo, intanto complimenti al Trapani per il ritorno nel calcio dei professionisti, con tutto il rispetto, caro Angelo, spero di vederti fra due anni.
Molti ci deridono e sperano perché i playoff, io credo che nessuno voglia affrontare il Catania perché diventerebbe una mina vagante, nonostante tutto ci temono. Antonio Biondo, ciao Federico, cortesemente i cucchi a casa. Antonio Segondulfo, Luca Verzì, vabbè, io mi accontento della Coppa, speriamo della salvezza per demeriti chi sta dietro. Diego Belardi, buongiorno, non hanno un minimo d'orgoglio, un professionista dopo una vittoria come quella cerca di confermarsi per far capire che non è stato un fuoco di paglia, atteggiamento inaccettabile. Spare Town, Marsuo Terzino is the new Sturaro Terzino. Alfio e Graziana Pappalardo, dimentichiamo i playoff, pensiamo a salvarci. Enzo Platania, ciò cioè fede una squadra camaleontica, non sai mai che partita ti dà. Secondo me, come la vedi, io neanche i playout facciamo. No, i playout secondo me non li facciamo, io continuo a dire che noi i playout non li faremo. Dall'inizio del campionato non abbiamo avuto una squadra con 11 titolari, dice Melo TNT Pastore, è vero. Simona De Luca però è anche dovuta agli infortuni e non è stata semplicemente una scelta. Io continuo a riportare come esempio la Fiorentina di Italiano, che da quando è arrivata alla Fiorentina ha cambiato più di 150 formazioni, quindi è un discorso anche di quanti infortunati o meno hai. Parli sempre della Coppa Italia, ma ti ricordo che abbiamo vinto con un rigore che non c'era, un uomo in più e senza tirare mai in porta. No, il rigore c'era, non è vero che non abbiamo mai tirato in porta. Simone, io parlo della Coppa Italia perché è un trofeo che abbiamo acquisito. In questo caso sto parlando della Coppa Italia come paragone. Se non erro, Simo, anche tu hai festeggiato la vittoria della Coppa Italia. Dico che la Coppa Italia doveva rappresentare un trampolino di lancio, sono d'accordo con te che questo lancio purtroppo non c'è stato. Ma i fumogeni arrivati in campo dal nostro settore, allora su Zuccherini a Pidavero, un play-out ci sarà sicuro. Francesco Pintabona, continuate a parlare di Cook, ma avete capito che il campionato sta facendo il Catania, è normale essere sfiduciati. Caro Francesco Pintabona, non posso che darti ragione a tale riguardo. Siamo senza portiere, siamo senza attaccanti, lo sappiamo, ma in questo momento non si può fare nulla. Saluto Simona D'Amico che venerdì ha fatto i suoi 18 anni. Auguri, Simo. Ecco qui, Melo Quattrocchi. Mi riferisco a quel tifoso che hai chiamato in diretta e che si lamentava della squadra e tu gli hai detto però l'hai sbiziata la Coppa, che giornalista sei. No, ho detto un'altra cosa. Melo, mi dispiace, vedo che tu entri, ma non ci sono problemi. Io ho detto semplicemente, siccome Lino entra sempre e chiama solo quando le cose vanno male, dice sempre le stesse cose, ho detto semplicemente, non, è giusto fare delle osservazioni. Io vorrei anche che quando si fanno delle critiche, e si devono fare le critiche, si fanno in maniera costruttiva, non come fa alcune volte Lino che carica zero, senza dare comunque fare un'analisi, perché io vi do lo spazio al telefono per questo, perché voglio confrontarmi con voi. Io ho detto, hai sbriziato, cioè comunque hai festeggiato, forse ho utilizzato il termine sbagliato, comunque la Coppa Italia l'hai festeggiata, quindi quando si vince va tutto bene, quando si perde va tutto male. No, volevo dire questo. Poi sulla mia qualità di giornalista, Melo, poi come fanno anche tanti altri, esprimere un giudizio anche negativo, me ne farò una ragione, non c'è nessun problema, io accetto le critiche, anche quelle più severe, ci mancherebbe altro. Forse mi sono espresso male, mi dispiace, ma voleva dire. Stai massacrando una squadra che comunque fino a 4 giorni fa hai esaltato perché ti ha fatto vincere la Coppa Italia. Allora il giudizio deve essere equilibrato in questo senso. La prossima volta non utilizzerò il mio dialetto perché lo parlo anche male, in modo da evitare, Melo, di mandarti per colpa mia in confusione e forse così rivaluterai il mio lavoro. Mandatevi ritirato una stella fino al 27-4. 2024, saluto anche Lori Alf, mi piace dirlo, ma siamo sempre tifosi catanesi, ci saltiamo per una vittoria e pessimisti per l'ennesima sconfitta. Per quanto mi riguarda, credo che non abbiamo né gioco né mentalità, speriamo solo nella salvezza. Giovanni Cacciotto, se mu pessi la coppa, sì, bello, felicissimo, ma che cavolo ci sono messi in testa questi? Ma hanno gli attributi, ma sono uomini, ma non si vergognano neanche ad uscire il naso fuori alla porta, ma solo per la maglia. Angelo Giurlanda, Fabio Siripigni, affondiamoli, tifoso del Messina, buongiorno in ritiro a Sciara, salvo Palermo, siamo 8 aprile, ancora non sappiamo in che serie giochiamo l'anno prossimo, D, C, B, io dico B, ancora non è chiaro che dobbiamo pensare solo ad evitare i playout, basta pensare ai playoff di Giorgio Lombardo, non li faremo, ma
lì meritiamo un pari, dice i playout. Silvio Zingale, Fede, al contrario tuo, io mi auguro di incontrare il Trapani non tra 2 anni, ma l'anno prossimo. Perché tu dici logicamente che il Cagliari rischia di andare in Serie D. Marcello Sciuto, Giovanni Caciotto, Lore e Santi, perché Gaetano richiama Lucarelli. Ragazzi, ripeto, sono scelte societarie. Credo che l'allontanamento di Lucarelli non sia dipeso solamente da Grella. Pronto, con chi parlo? Buongiorno caro Federico, da Antonio Segondulfo, come stai? Antonio, benissimo, tu come stai? Un po' amareggiato, ma ci sta. Tanto direi, Fede, ma non sono un problema. Io ho sempre detto una cosa, né bene né male, sempre a sostegno della società e della squadra, perché solo in questo modo si va avanti. Tutto il resto lascio il beneficio del dubbio. Sono d'accordo, io ripeto, la squadra, io mi aspettavo, ragazzi, lo sapete, io mi espongo sempre, io devo dirvi la verità, mi aspettavo uno 0-0, mi aspettavo un pareggio contro la Virtus Francavilla, anche perché era evidente che il Catania avrebbe pagato lo spreco di energie enorme, mentali e fisiche contro il Padova. Però obiettivamente non mi aspettavo una partita così scadente da parte del Catania, è sempre quello il problema, Antonio. Non che si perda, ma il modo in cui il Catania perde in campionato, cioè perde senza dare un segnale di vita, senza aggredire l'avversario. Diciamo, una delle poche sconfitte che è indolore, chiamiamole così, è stata per esempio quella col Crotone, dove non avremmo assolutamente meritato di Esattamente, perdere. Però è esattamente. anche vero, ripeto, che per la maggior parte delle 16 sconfitte incassate quest'anno, il Catania, in campionato parlo, e anche ieri è stata una squadra bruttina da vedere, per non dire brutta. E non ci si spiega com'è possibile che questa metamorfosi, capisco che tu non hai le risorse fisiche e mentali perché le hai bruciate molte, se non tutte, martedì, hai avuto poco tempo per recuperare, ma è evidente che è una squadra forte, perché il Catania è una squadra forte, potrebbe gestire in modo diverso il match, anche perché di fronte non mi pare che avevamo il Benevento, l'Avellino o anche una Juve Stabia che, tra le altre cose, stasera con un pareggio a Benevento potrebbe staccare matematicamente il pass per la Serie B. Vedremo, vedremo se è Concordo subito. pienamente, Federico, con la tua analisi, sempre precisa, cordiale e giusta. Sono d'accordo con te. Non si riesce a capire per quale motivo ci sono sempre quegli errori difensivi, vedesi la partita con il Francavilla ancora una volta, e soprattutto non riusciamo a finalizzare in attacco. Cioè, abbiamo i giocatori di peso, guarda il Costantino, cioè, voglio dire. Non so, il motivo non lo so. Secondo me è una questione mentale, perché tutto il resto il Catania ce l'ha, il Catania è forte. Però ripeto, Antonio è forte, lo deve dimostrare come ha fatto in Coppa anche in campionato. Io ieri Zeo diceva: non voglio esasperare la situazione, siamo consapevoli di quel che sta accadendo, tutto dipende da noi. Mi dispiace perché il Catania sta perdendo dei match point importanti, da persi col Giuliano, anche per un arbitraggio non certamente all'altezza, l'ha perso ieri, l'ha perso 3 settimane fa a Torre del Greco con la Turris, 3 settimane fa, 2 settimane fa a Torre del Greco con la Turris. Si stanno perdendo. Il problema è che dietro non stanno a guardare, eccetto il Monterosi che ieri è caduto contro il Messina, anche la Turris, siamo fortunati che sia crollato in casa contro l'Avellino. Però ripeto, il Monopoli arriva da, credo, da 3 vittorie o 4 vittorie consecutive. La Virtus Francavilla, almeno in casa, ha trovato un equilibrio che gli potrebbe permettere di disputare i playout. Dobbiamo stare attenti perché poi meno giornate, meno i punti, più pressione, più paura. Io ripeto, io domenica tiferò come sempre il Catania, come sempre voglio essere ottimista, ma è evidente che questa squadra si deve un secondo fermare a riflettere del perché non riesce a dare una continuità, non riesce a uscire da una situazione drammatica.
Nelle ultime 7 partite il Cagliari ha fatto 5 punti. Pochi, pochi, molto pochi. 5 punti, una vittoria, due pareggi e ben 4 sconfitte. Sono tante. È un rendimento da squadra che tende a retrocedere, non che tende a far altri risultati. Però che, l'unica cosa che possiamo dire, dobbiamo sperare che, come è stato in Coppa Italia, questa squadra si sveglia all'improvviso. Poi, ripeto, ci vuole l'ultimo piccolissimo sforzo mentale. Vinci col Messina e provi a fare un'altra vittoria tra Benevento e Sorrento per essere sereno. Dopodiché ti butti a capofitto sperando di poterlo fare sui playoff. Vedremo cosa succederà. Federico, io ci credo come ci ho creduto, e tu lo sai bene, ci siamo visti a Padova, io e il mio amico Fabio Ranieri, fratello in armi, diciamo, e lo saluto con affetto, per cui ci credo, io ci credo. Ma anche perché, il tifoso deve crederci, Antonio, perché sono che senso ha sostenere la squadra. Cioè uno può essere... La verità è una sola, l'ha scritta prima un amico, ha detto non sappiamo mai questa squadra che tipo di partita farà. Esatto. Cioè esatto. La sensazione quando tu vai allo stadio o vedi il Catania in televisione, sei, vivi nell'incertezza. Come si sono svegliati questa mattina? Che tipo di prestazione offriranno? A differenza dello scorso anno, che sapevi che anche in una giornata in cui non riusciva a brillare la squadra, comunque quella squadra aveva un'anima, aveva un'idea di gioco che si poteva esprimere in maniera perfetta o meno imperfetta, ma che alla fine avrebbe portato a un risultato. Questa squadra purtroppo non ha un'anima, l'ha detto Peppe Mascara, e per dirlo Peppe Mascara, che mi permetto di dire un po' di calcio l'ha fatto anche ad altri livelli, è tanta roba Peppe Mascara. Vabbè, vedremo Antonio. Fede, io ti lascio con un augurio a tutti, ce la dobbiamo fare, stiamo vicino alla società e vicino alla squadra, perché l'unione fa la forza, tutti insieme in unica direzione. Sperando. Forza Catania, un saluto da parte mia, di mia moglie Sofia e del mio bambino Giovannino. Grazie Antonio, grazie, un abbraccio per ricambio. Sempre e solo forza Catania. Ciao Antonio, grazie. Buongiorno Fede, dice Antonia Loredana Caruso. Si può dire a giocatori che domenica sarà la partita di Coppa Italia, così magari giocheranno meglio. Forza Catania, Davide Princi, stiamo pagando il prezzo di avere una società nuova che si affida a giocatori sbagliati. Manca un po' di esperienza da parte della società, serve pazienza. Su questo senza ombra di dubbio. Maurizio Arena, buongiorno Fede, non vale la pena commentare. Vai Sciacalli, dove eravate? Mi mancate, Francesco Ternullo. Ma se non facciamo i playout, si fanno i playoff? Se arriviamo, sì. Luca Verzi, almeno speriamo capiti il Monterosi nei playout. E Simona D'Amico dice 20, ne ho fatti 20, comunque sempre forza Catania. Luciella Del Fa, ben arrivato. Gaetano Bellia, dopo il dolce c'è sempre l'amaro. Fede, non mi so spiegare perché dopo una vittoria strameritata in Coppa non vi sono stimoli in questa squadra. Chiara Russo, buonasera, ben arrivata Chiara. Il problema è che da un anno che tirano in porta, però non la fanno entrare. Entra? Non penso proprio, dice il portiere avversario. Sono ottimista, ma ci salveremo all'ultima giornata. Mai una cosa tranquilla qui a Catania. Piero Buccheri, buongiorno popolo rossazzurro. Capisco che abbiamo perso e non nascondo che anch'io sono amareggiato, ma è mai possibile che la mamma degli imbecilli è sempre incinta? Ancora c'è chi non capisce che lanciare fumogeni e fare è a discapito della società e dell'immagine della nostra città. Dovete smettere di fare gli idioti. Stiamo uniti a sostegno della nostra squadra fino all'ultimo istante, dove tiriamo le somme. Forza Catania sempre. Maurizio Stabile, domenica tutti allo stadio, senza chiacchiere, la maglia è nostra e bisogna difenderla. Caro Maurizio, meriti un applauso. Luca Barbirotto, Fede, ma secondo te cosa sta succedendo? Una tua opinione, un'altra cosa stasera, Big Chance. Stasera Big Chance 21:15, ci saranno in studio il grandissimo Orazio Provini e il fenomenale Anthony Di Stefano. Ci divertiremo, proveremo ad analizzare alcuni punti di un Catania che continua ad inciampare in campionato e continua ad inciampare nelle medesime difficoltà. Non lo so cosa sta succedendo, Luca. Io non vivo lo spogliatoio. Se non riesce a dare una spiegazione Zeuli, come ha detto ieri, non è riuscito a darla Lucarelli e nemmeno Tabbiani, è un problema di anima, suppongo, di anima. Una cosa è certa, dice Silvio Zingale, per il Catania il campionato dopo il 28 aprile continuerà.
quelli che sottovalutano la Coppa, sono sicuro che se il Cagliari fosse stato quinto o sesto in classifica, molti di essi avrebbero tatuato a uso Champions. Io ho preso l'appuntamento per domenica per farmi tatuare la Coppa prima di andare allo stadio. Ve lo dico chiaramente, perché comunque rimane un trofeo del Catania, il primo me lo tatuo addosso, tanto ne ho pochi. Lo metto accanto al tatuaggio della Roma e dell'Avellino, perché fra Lupacchiotti ci si intende. Ciao Fede, perché oggi sono possibile che torni Lucarelli? Non credo proprio. Saluto anche Giacomo Ammazza. Federico Ragona, buongiorno Federico, finalmente anche noi siamo tornati. Forza, fratelli catanesi, un applauso di cuore agli amici di Trapani. Andrea Murabio dice: Zeri non è cosa di fare allenatore. Io dico ad Andrea, ricordi sempre Andrea che è l'allenatore. Io ho portato recentemente un esempio, no? Quello di Mourinho alla Roma, perché è il più clamoroso. Va via Mourinho, un allenatore che ha fatto centrare alla Roma due finali consecutive, mai era accaduto nella storia della squadra della capitale italiana. Va via Mourinho perché la squadra andava male, arriva De Rossi all'improvviso, la Roma sboccia 11 partite, 8 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta con l'Inter. Che è successo? È successo che i giocatori avevano smesso di credere nell'allenatore. Quindi l'allenatore ha una responsabilità, sì, ma fino a un certo punto. Ciao Fede, ripropongo vittoria Messina, pareggio Sorrento e vittoria contro il Benevento, va bene. Francesco De Filippo, mi va benissimo. Ernesto Tuberosa, i giocatori sono confusi per i compiti assegnati loro, non sono mai stati messi in campo con criterio. A 43 la salvezza come ogni anno. Federico, mi piace anche perché riesci a spiegare tutto anche per i disattenti. Claudio Ficher, il Messina farà la partita della vita, faranno di tutto per affossarci, per loro è come vincere la Champions, e noi faremo di tutto per non consentirglielo. Emanuel Carbone, secondo me hanno già in testa i playoff, questi giocatori danno il massimo nelle partite che contano, il campionato, visto come sta andando, hanno perso la voglia. Eh sì, però Emanuel, ci devono arrivare a giocare i playoff, se no rischiano di buttare nella spazzatura quanto di buono fatto, di ottimo anzi, chiedo scusa, fatto in Coppa Italia. Quindi speriamo che si risveglino presto. Buongiorno, penso che sia meglio pensare a salvarsi, ecco perché tempi addietro avevo detto che non mi sarei aspettato nulla, Gatino Sapienza. Stefano Lazzara, la convinzione di alcuni tifosi mi fanno cadere le braccia per terra, assurdo, questa squadra non è così, mi dispiace dirlo. Paolo Torrisi, buongiorno, mi sono dispiaciuto per la sconfitta di ieri, ma bisogna guardare avanti ancora, e so che sono 3 finali in palio, nulla è perduto, possiamo farcela, già la testa alla partita contro il Messina, forza Catania. Poi c'è Uzio Saru, stanno giocando con la nostra viscerale passione, stiamo a stadio di giocatori che non rappresentano la voglia di tornare in alto della città, corrono male e non c'è grinta, sono slegati, non vedo squadra. Luca Verzi, se ci salviamo dobbiamo gridare al miracolo, le speranze sono in un Sorrento senza pensieri ed un Benevento senza obiettivi. Mario Finocchiaro, Zeuri domenica voglio 11 Marsura, ed invece trova 11 Santucca Canzura. Allora, anche questo, io ringrazio Mario Finocchiaro per l'assist, proviamo anche un po' a sdrammatizzare, anche per arrivare più sereni al derby col Messina, che ricordo sarà a porte aperte. Ricordo che il divieto di trasferta varrà solamente per i tifosi del Messina. Vediamo chi è in diretta che mi dà un sostegno, così faccio riposare un po' la voce. Pronto? Buongiorno, sono Antonio da Trivino, Antonio Costa. Volevo parlare con il Pino Rosso, Giallo Rosso. Il Lupecchino, io sono. Ieri ero Irpino. L'Irpino Giallo Rosso. Ieri ero molto Irpino, devo dire che. Paterno ci ha tolto un po' di pensieri, dobbiamo essere sinceri, però non c'è neanche acquistato, ha segnato per noi, ha segnato per noi, è come se l'avessimo acquistato, esatto, è come se l'avessimo esatto. Ah, no, Antonio, è una domanda ovviamente, vedo che stai ascoltando, no? Certo, logico, che sono... cioè, ma io non mi offendo, ma poi figurati Antonio se mi offendo per una cosa che sa tutto il mondo. Penso. Io quando c'è stato da criticarti, ti ho criticato educatamente, e da quando sei passato da Unica a Shensbet c'è stato un ponte di miglioramento, tu l'hai anche detto. Allora, ma tutti possono migliorare, anzi. Devono tutti, finché c'è ossigeno nei polmoni e il cuore batte, bisogna migliorarsi sempre nella vita. Vorrei fare una domanda da profano del calcio, ho giocato perché si gioca a pallavolo, forse i nazionali di calcio 6 per i pericoli, no? Ma ieri mi sembrava però una squadra diversa, non correva male, non
fatto un imbattitore, però già sulle seconde palle, alcuni recuperi. Cioè, fondamentalmente era una partita da 0-0, 1-0 per loro. Non so se mi sto sapendo spiegare, non è stata la partita rendevole che avevo visto, le seconde palle mai sempre perse. Ieri è stata un'altra partita, secondo me. Sì, ma su alcune cose teoricamente ci potrebbero essere dei progressi, ma se corri male e, come diceva qualcuno, non riesci ad essere un corpo unico, lo vedi nella fase del pressing, le difficoltà sono enormi, Antonio, sono enormi. Ora, ripeto, io non so cosa, se Zeuli stesso ha detto di non capire da cosa dipende questa assenza, Zeuli aveva detto dovremmo andare lì ed essere spinti, giovarci delle ali dell'entusiasmo della vittoria in Coppa. Ma l'hanno detto anche tanti tifosi, il problema è che questa vittoria in Coppa non è servita a dare serenità, fiducia in se stessi a questa squadra. Bisogna capire, è anche vero, ripeto, ma sì, mi posso permettere, perché poi, ripeto, Zeuli a me mi potrebbe dire: Fede, io capisco la tua osservazione, ma tu hai visto la squadra durante la settimana, quello non correva perché se l'ha fatto male, Cianci non stava bene, ok, via discorrendo. È evidente che anche gli infortuni che ha il Catania non consentono forse a Zeuli di poter modificare di molto l'undici che ha schierato ieri. Però è anche evidente che il Catania ha uomini di esperienza che hanno giocato in categorie superiori e che dovrebbero spiegare o insegnare o comunque in campo dare dei ritmi per portarsi uno 0-0 a casa, perché, come diceva Lucarelli, e aveva ragione, quando non puoi vincere non devi perdere, perché se noi avessimo strappato, lo so che suona male, tutto quello che volete, ma in una fase di grande difficoltà del Catania, un punto a Torre del Greco e un punto contro la Virtus Francavilla, oggi avremo 41 punti, saremo col Potenza e avremo 2 punti di vantaggio sul Monopoli e ben 5 sulla Turris. Quindi noi oggi non siamo quintultimi semplicemente per una differenza reti che è pari a 0, cioè tanti gol fatti, tanti gol subiti. Attenzione, perché se il Monopoli continua a giocare come sta giocando e a fare i risultati che sta facendo, è vero che noi dobbiamo guardare il Monterosi, però anche il Monterosi ha 9 punti, ci sono ancora 9 punti in palio per noi, ma anche per loro. Quindi tu non puoi più sbagliare nulla da qui alla fine della stagione. Quindi, volta l'abbiamo detto, però, sempre 6 punti devi fare. Devi fare sempre 6 punti sperando almeno che il Monterosi non perda un'altra partita. Tu domenica devi scendere in campo sapendo che hai un solo risultato, la vittoria, e devi vincere, e devi assolutamente vincere. Un pareggio col Messina sarebbe preoccupante, perché poi non è vero che il Sorrento non ha motivazione, il Sorrento è decimo in classifica, il Sorrento potrebbe avere tutte le intenzioni a blindare il decimo posto o a provare a acchiappare un Crotone in netta difficoltà per i playoff. Il Benevento non è vero che non avrà motivazioni, perché se il Benevento per disgrazia oggi non dovesse battere la Juve Stabia ma dovesse pareggiare o perdere, il Benevento ha 3 partite per riprendersi il secondo posto, che in questo momento gli è stato scippato dall'Avellino, e il secondo posto significa giocare i playoff dal secondo turno, non dal primo. Quindi il calendario non sorride al Catania, ha 3 partite, una più difficile dell'altra. Potrebbe essere che proprio perché sono 3 partite difficili la squadra si svegli. Io non lo so, ripeto. Dobbiamo dire Benevento stasera, giusto? Perché Benevento, Juve Stabia alle 20:45. Benevento, se la Juve Stabia strappa un pareggio in casa del Benevento, è matematicamente in Serie B, con tanti complimenti. È grande sorpresa, perché io ero convinto che alla fine la Juve Stabia sarebbe crollata, ma non per altro, perché aveva una rosa risicata, piccola, non tanto di qualità come Benevento, Avellino e Catania o Crotone, e invece è stato bravissimo Pagliuca a saper gestire al meglio la sua squadra, è stato bravissimo il direttore sportivo della Juve Stabia a rinforzare ulteriormente con un attaccante di qualità la squadra campana, che meritatamente va in Serie B. Anto, ti saluto. Grazie.
abbraccio. Pronto, con chi parlo? Fede, buongiorno, sono Davide Pricci. Ciao Davide, ben arrivato a Chance Bet News. Chiede, volevo fare un'osservazione, ma Betters che fine ha fatto? Mi sono perso un paio di puntate. Allora, Betters e Silvestri sono due giocatori momentaneamente fuori lista che stanno recuperando da un infortunio, non sappiamo a che punto è il loro recupero, come non sappiamo che tipo di infortunio ha avuto Teglio e quando potrà rientrare, come non sappiamo che infortunio ha avuto Sturaro, anche se lo sappiamo perché il giocatore lo disse a noi di Big Chance, appunto questo problema al retto femorale, però non ci sono comunicazioni a tal riguardo da parte della società. Noi abbiamo dei giocatori infortunati, a me mi fa un po' sorridere perché io ogni giorno compro i giornali, apro i giornali e vedo che società alle quali noi ci vogliamo equiparare, Lazio, Juve, Inter, Milan, Roma, Fiorentina, Sampdoria e via discorrendo, danno la possibilità ai giornalisti di poter avere delle informazioni e quindi di poter anche scrivere e informare i tifosi. Da noi gli infortuni sono top secret, l'entità degli infortuni, i tempi di recupero sono top secret, saranno dei misteri. Perché comunque si vede la differenza quando c'era Betes, cioè dava una sicurezza a quel ragazzo nonostante giovane. Domanda, ma senza che responsabilità ha Albertoni sul gol di Artistico ieri? No, nessuna, la difesa si vede che allora... Parere mio che non capisco niente di calcio probabilmente, però io vedo il Catania da sempre. Non c'è un'identità, cioè non hanno tra di loro la difesa, si vede che giocano, che nessuno sa dov'è l'altro, cioè c'è una confusione generale e poi si arriva davanti al portiere con molta facilità, l'avversario fa i gol così, e due, tre gol, cioè non c'è un'organizzazione tale, ecco perché dico... La differenza che notavo io, al di là di Silvestre, che sicuramente ha tantissima esperienza, però Peters, nonostante era giovane, io vedevo una differenza come se imputeva, diciamo, quella sicurezza, la difesa, non lo so, forse era un'impressione mia, però io notavo questa differenza quando c'era lui. Io credo che, ripeto, attenderemo di capire, credo che ormai da qui al 28 di aprile resteranno i portieri Furlan, Albertoni e Donato, poi non so se mister Zeuli deciderà di far uscire uno tra Furlan e Albertoni per rimettere in rosa Betters. Vedremo, caro Davide, sperando intanto che domenica si vinca col Messina, perché dobbiamo assolutamente vincere. Io spero che almeno col Messina la prendiamo come una cosa personale, però come già l'ho detto altre persone prima di me, io vedo che comunque non c'è proprio, non si gioca per la mano. Io mi ricordo, e tu sicuramente pure, i tempi quando c'era Luca Moro, che eravamo in una situazione dove non potevamo prendere neanche Pullman per andare a giocare, eppure vedevo quei ragazzi che giocavano col coltello fra i denti. Quelle erano partite che a me, nonostante la situazione, la domenica aspettavo le tre spaccate per attaccarmi davanti alla televisione. Non c'è più quella fan. Quella squadra aveva, la squadra di Francesco Baldini aveva un'anima, ma soprattutto... Sì. Si era amalgamata nel corso del ritiro estivo fatto a Torre del Grifo, ma era una squadra che aveva capito fin dal primo istante che sarebbe stata una stagione di grandi difficoltà e di grandi sacrifici da dover sostenere. E ripeto, questa forse ancora non ha compreso bene, e mi sorprende, devo dirti la verità, che basterebbe veramente poco. Parliamo di un organico per la categoria, dai signori, pazzesco, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, è scandaloso, io mi sorprendo anche della società, c'è un certo Cicciolotti, della nostra bandiera, ma io dico, ma non sono in grado questi persone, Pantanelli, di fare l'unione e mettersi là e a dire esattamente come si devono comportare questi ragazzi. Ma forse lo fanno, ma a volte non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Con la primavera, perché se dobbiamo perdere a questo punto, vedo con dei ragazzetti in campo che quando già c'è, cioè, la primavera non può essere utilizzata perché, a parte alcuni elementi, vi ricordo che la primavera 4 corrisponde a una Berretti, quindi ci sono un po' anche di difficoltà a schierare più di un certo numero di giocatori, quindi non possiamo. Sì, però è una cosa incredibile, ci stiamo tirando la zappa dei piedi, abbiamo vinto la Coppa Italia, il primo trofeo del Catania, io insieme a te mi andrò a fare il tatuaggio. A fare fatti, allora poi vi dico domenica dove sono.
Un abbraccio, Davide. Devo rispondere al buon Natale Longo che come sempre affonda e insulta, ma ora rispondo anche a Natale perché mi piace questa provocazione di Natale Bruno. Di Natale Longo, perdonatemi, Natale Longo. Grazie Davide per la chiamata. Forza Catania sempre. Sempre solo, un abbraccio. Io a Natale dico, troppe sconfitte fuori casa, Fede, sei come l'Icari, non te ne accorgi che se ne fregano, ma che giornalista sei? Io, ripeto, ne stiamo, io al buon Natale ci dovremmo incontrare prima o poi, perché ti porterò un apparecchio Amplifon, perché finora cosa abbiamo detto? Tu ti colleghi dopo, diciamo, 46 minuti di trasmissione, che l'hai scritto alle 13.36, dopo 36 minuti di trasmissione, ti sei perso quello che abbiamo detto a inizio trasmissione. E poi insulti e critichi. Poi, a differenza tua, io e il signor, il professor Max Ligari, siamo giornalisti, dobbiamo utilizzare un linguaggio di un certo tipo, sia perché fa parte del nostro bagaglio culturale ed educativo, sia perché il giornalista non può essere offensivo. Le abbiamo detto, caro Natale, che questa è una squadra, l'ho detto all'inizio della trasmissione, ho detto che il Catania ha inciampato nelle solite difficoltà. Poi, ripeto, forse sarò poco chiaro io, ma per una volta voglio essere presuntuoso. Ho la sensazione che tu non ascolti ciò che gli altri dicono, parti per la tua complanare come il grande Antonio Albanese e non ascolti ciò che viene detto e poi manipoli a tuo piacimento le parole degli altri. Davide Coquit, in quel campo ha perso il Bari, il Palermo, squadre forti, comunque io ci credo in una salvezza tranquilla. Domenica Latina Turris e Cerignola Virtus Francavilla, partite fondamentali. Fede dice Luca Verzi, siamo pessimi, mettiamoci l'anima in pace, comunque se facciamo i playout col Monterosi abbiamo possibilità di salvarci. Io, caro amico, dice Alessandro Portale, ero tra i 40.000 dell'Olimpico, avevo 15 anni con mio padre, esprimo il mio disappunto con educazione e rispetto, ma secondo voi è normale allenarsi al Cibalino? Per me non ce la fa, peccato. Ale, purtroppo è quello, c'è quello in questo momento, la società dice, poi lo verificheremo la prossima stagione se ci saranno dei cambiamenti anche per quanto riguarda le strutture, ripeto, qualche giocatore si è anche lamentato sottolineando che non è adatto soprattutto per la durezza del suo manto erboso e il Cibalino, che è anche causa di alcuni infortuni, quindi come vedete non sempre dipende dal sintetico. Vedremo ragazzi, tanto la situazione è questa per quest'anno, non la possiamo cambiare. Fede, girano voci che nel testo ci sia stato un confronto tra tifosi e Grella, con Grella che avrebbe risposto sgarbatamente dicendo che anche se la squadra va male abbiamo sempre vinto una coppa. Puoi confermare se comunque c'è stato questo incontro? Chiederò, caro Kevin, vi faremo sapere nella serata di questa sera nel corso di Big Chance che andrà in onda, ricordo sempre, alle 21.15, pagina Facebook di Chance Bet News, canale YouTube di Chance Bet News. Ospiti in studio graditissimi, ci saranno il mitico e preziosissimo Orazio Provini e il collega Anthony Di Stefano. Zeulo ha detto che solo rientra col Messina, certo cambiare 9 giocatori nel giorno di ritorno è così, 13 sono stati cambiati per precisione. Giuseppe D'Amico, tu caro amico Portale sei rimasto nei 40.000, in quei 40.000 c'erano atletisti acitani, siracusani, messinesi e tanti pesani e Cucchi. Magrella, in che senso Dario Federica Caruso? Fede, sì, magari Juventino cacci un funnistico Buffon, e no, perché vorrei avere Buffon. Buffon non è Juventino, Buffon è un bene del calcio italiano. Pronto, con chi parlo? Ciao Fede. Con chi parlo? Con Pietro. Pietro, scusami, non ti avevo riconosciuto, perdonami Pietro. Secondo me si sta sottovalutando una cosa, che questi ragazzi purtroppo hanno paura di giocare davanti a un pubblico, hanno paura di giocare. Io prima di Francavilla ho incontrato un titolare, ok, non dire il nome, non no, dire il assolutamente nome. Ti no, prego, assolutamente grazie no. Ma no, assolutamente ci mancherebbe, e ho percepito paura, quasi non si voleva fermare. E quando gli parlavo non mi guardava nemmeno negli occhi, ho detto scusa,
Ma perché non? Ora, sono impauriti, o almeno io ho percepito che sono impauriti. Secondo me, paradossalmente, giocare a porte chiuse era un bene. Era un bene, ci salvavamo e finiva lì. Pietro, forse perché, siccome qualche giocatore, ve l'ho anche detto, è stato fermato e ha riempito di insulti, uno di questi lui pensava, poi l'ho caricato, lui sapeva della partita, della responsabilità che aveva una domenica, e mi ha detto andiamo lì a giocare la partita della vita, però effettivamente non si è vista sta partita della vita, non si è visto carattere, non si è visto voglia di recuperare un pallone, non si è visto nulla. Pietro, è una domanda alla quale, ripeto, io sicuramente non posso risponderti perché non vivo la squadra. No, io ho percepito paura, proprio hanno paura di, non lo so, proprio di giocare queste partite. Quindi paradossalmente con 20.000 questa cosa viene ancora di più. Speriamo che domenica invece approfittino dell'appoggio del pubblico. Pietro, grazie per la chiamata. Ciao, Fede, ciao. Pronto, con chi parlo? Pronto? Niente, è terminata la chiamata. Non c'è bisogno di nominare, dice Salvo Vecchio, Lazio, Juve, Mina, Roma, ad Acirale ogni sabato esce un comunicato con un bollettino medico degli indisponibili con la patologia e i tempi del percorso di recupero, modi e tempi da parte del Medical Center, nella pagina ufficiale Facebook e nel sito del gruppo WhatsApp. Ripeto, dice Giuseppe D'Anzuso, dove eri martedì per la Coppa Italia? Non ho visto nessun commento da parte tua, questo è il Catania e non Atletico Catania. Mi hai capito, non mi fare scrivere altre cose, ricordati. Non ci minacciamo a vicenda, godiamoci, siamo sereni, concentrati e sull'obiettivo. Oppo Marcos, buongiorno ragazzi, buongiorno Oppo. Adriano Reale, ho punti con tre squadre scarsissime, bastavano tre pareggi. Ieri l'Avellino si è fatto lamento con la Turris, purtroppo sì. E questa è la, bravissimo Fede, comunque tranquillo amico mio che ce la faremo forza Catania. Filippo Cutrona, buongiorno. Rimpiango molto Pellegrino, uno che capisce di calcio, la sua sfortuna è stata avere una società fallita. Alessandro Gentile, Ale, non metto in sovraimpressione il tuo messaggio perché è lunghissimo. Ragazzi, che dobbiamo fare? Dobbiamo sostenere i nostri colori a prescindere da tutto, anche se stiamo perdendo tutte le partite, ok, ma un giornalista di fede catanese che deve fare? Tutti loro dicono che la squadra sta giocando male, chi non gioca bene lo dicono, ma a differenza vostra dei pseudo tifosi non possono buttare sterco sempre e sempre, basta state vicini ai nostri colori, basta critiche, lo capite che i tempi che viviamo o no? Santossano mi dice, grazie anche da Alessandro Gentile, Santossano mi dice quanti punti servono per la salvezza? Per me ne servono 6, per me, per evitare che ci possano essere sorprese all'ultimo momento. Paolo Torresi, bravissimo. No, vedi Natale, le tue analisi sono analisi della Ciofeca, perché non è che si è messo da parte Castellini. Natale, tu fai, vedi, questo io non capisco di te, ma te lo dico con affetto e con la massima serenità. Alessio come Roberto sono gli unici due giocatori che hanno giocato tutte le partite quest'anno, campionato e coppa. E se non erro, quasi sempre tutti i 90 minuti più recupero. È normale che abbiano un calo. È normale. Poi arriva un tifoso come te che vede del marcio in un calo fisico naturale. Si è messo da parte. Il problema è che tu, ma non parlando col giocatore, supponi delle cose che sono false e le fai circolare. Perché se noi martedì sera, dopo la partita, io ho visto Alessio era arrabbiato con se stesso perché ha detto non ho reso come avrei voluto, ho fatto degli errori. Cioè quindi Alessio è uno che ci tiene, però tu scrivi che si è messo. Ma io su questo non riesco a comprendere. Io questo non riesco a comprendere. Ma... come mai 5 punti di stacco col Messina da 2 mesi quasi? Ci deve essere un motivo. Forse sono organizzati e allenati meglio i peloritani, dice Manu Arena. Volevo rispondere, dice Carlotta Paratore. Ringrazio Carlotta, bellissimo nome. Volevo rispondere al tifoso che vi criticava. Lì che non ha bisogno della mia difesa, ma io che ascolto tutte le mattine Max, ha detto tutta la mattina che non qui i giocatori non sono più giustificabili per tutta la mattinata. Perciò cosa ha sentito? Ciao da Mauro e Carlotta.
l'amico e il collega è amico, in questo caso metto prima collega perché stiamo in diretta. L'Icari non ha bisogno, Max non ha bisogno di difese. Credo che se ci sia una persona equilibrata, a volte troppo equilibrata, e Max sa a cosa mi riferisco, se c'è una persona equilibrata nel mondo giornalistico catanese è certamente Max L'Icari. Poi qualcuno ritiene che essere equilibrati, educati è sintomo di sudditanza o è sintomo di essere uno scarso giornalista o altro. Io a chi, tra l'altro mi dispiace, ho sentito una dichiarazione del collega Scuderi, non sono d'accordo, però è la sua opinione. Io però non ho mai definire il giornalismo catanese una spazzatura, mi fa un po' sorridere, però ognuno è libero di esprimersi come meglio ritiene. Io non condivido, come Attilio non condividerà molte delle mie idee, ci mancherebbe altro, e questa è la bellezza della democrazia, però definire il giornalismo catanese una spazzatura, mi sembra un po' esagerato. Anche poi pretendere che il giornalista sia aggressivo o altro mi sembra anche un po' esagerato, perché io come punti di riferimento prendo altri giornalisti molto più bravi di me, giornalisti ai quali io non potrei neanche allacciare le scarpe, che credo non abbiano mai, quando dovevano fare delle critiche, essere usciti fuori dai contesti della civiltà e dell'educazione. Pronto? Sì, Federico, ciao, Roberto sono. Roberto Zammarini, Roberto Baggio, no, Roberto Donadoni. No, almeno ero Roberto Baggio. Roberto, come diceva il grande Bruno Pizzi. Tanti pensieri non avevo sulla sera Roberto Baggio. Questo è anche vero. No, uno ce l'avresti avuto. Il rigore di Pasadina, che lui stesso dice di non riuscire a cancellare. No, a cosa ti stai riferendo? Aspetta. No, Roberto Baggio ricorda sempre Pasadina col Brasile nel 94. Il rigore col Brasile, sì, nel 94. 94. Sì. Vai, sì, Robby, sì, tutto sì. Tu il microfono. Federico, allora, qua torniamo a dire sempre le stesse cose, ormai siamo abituati a questo. Non è che le cose cambiano dall'oggi al domani. La minestra è questa. Non si capisce questa metamorfosi fra Coppa Italia e campionato, cosa cambia. Non lo sanno loro. Le gare in trasferta sono quelle che sono, le partite in trasferta. Niente, ormai gli errori sono stati fatti. Torniamo sempre a quel punto, sempre a quel discorso degli acquisti fatti, vabbè, tutto dall'inizio stagione, la preparazione atletica e quant'altro, perché parte tutto da lì. Poi a gennaio si è provato a cambiare, rivoluzionare. Quando c'è l'errore si sbaglia, si cerca di migliorare, di riparare l'errore. L'errore purtroppo non è stato riparato, è sotto gli occhi di tutti. Anzi, c'è stata questa benedetta coppa che per molti magari non ha valore, però alla fine è sempre un trofeo, che è la prima volta che a Catania arriva un trofeo, quindi è sempre ben accetto. Però c'è il problema campionato. Io la vedo così, Federico, io la vedo in un altro modo. La vedo che ci salveremo sicuramente senza problemi. Facciamo questo 4 punti tra Messina e Benevento, facciamo 4 punti e siamo salvi. Io non ho, su questo non ho dubbi, Roberto, che ci salviamo, come non ho dubbi. Faremo una partita dei playoff e poi se ne parlerà. Io non sono molto d'accordo su questo, perché sempre nella mia follia, lo sapete, no? Io sono psycho, no? Tra l'altro, come secondo lavoro, lo sapete, faccio il netturbino. Io penso una cosa: per avere la verità, in questo momento hai ragione tu, Robby, come non hanno ragione i tifosi, dire la rivoluzione fatta da Lucarelli in questo momento è stata fallimentare. Non è stata una rivoluzione, è stato un autogol incredibile. Però. Ma non di Lucarelli, no, non c'entra Lucarelli. Vabbè, Lucarelli l'ha fatta a gennaio, no? I 13 acquisti sono stati voluti da Lucarelli, no? Lucarelli è... Questo lo stai dicendo tu, io non lo so, ma non penso che Lucarelli ha avuto il potere di acquistare 13 giocatori. Aspetta, mi sono espresso allora male, mi esprimo meglio. Voluti, cioè Lucarelli ha detto vorrei cambiare, poi
Gli uomini scelti sicuramente sono stati presi, qualcuno indicato da Lucarelli, altri forse indicati Federico, o scelti da altri. Scusami Federico, no, non è che Lucarelli voleva, ha detto vorrei cambiare, cioè il cambiare era obbligo, era okay. Obbligo. Ma io dico una cosa. Mourinho o chiunque c'era, cioè si doveva cambiare comunque. Detto questo, quello che voglio dire è questo: in questo momento, questa rivoluzione attuata a gennaio, a parte la Coppa Italia, non ha il campionato dato quei frutti che si augurava Lucarelli, che si augurava Grella e che si augurava Michelino Zero. Ci auguravamo tutti quanti, veramente. Però prima di dire in maniera definitiva, perché in questo momento il nostro giudizio è un giudizio temporaneo, dettato dai risultati del campo, perché come hanno sempre detto tutti gli allenatori, da Tabbiani a Zeoli a Lucarelli e a Zeoli nuovamente, è il campo l'unico giudice, perché se tu in campo, no? Però siccome il campionato non è terminato e siccome c'è stato detto, io voglio crederci in questo, che questa squadra ad aprile sarebbe sbocciata, perché quei giocatori arrivati a gennaio, alcuni al 60%, alcuni al 20%, ad aprile avrebbero avuto il tempo necessario, compresi quei 10 giorni di maggio dove non si giocherà, per poter entrare in condizione. Speriamo che il Catania faccia i playoff, e se li farà dovrebbe farli con una squadra che potrà contare sulle qualità di Ndoi, di Sturaro, di tutti quei giocatori arrivati nel mercato di riparazione, che avranno una condizione fisica, dovrebbero, anche per l'ingresso del professor diversa. Questa è la speranza, Federico, di tutti, ma ci mancherebbe che... Questo è quello che ci hanno detto, sì. E a cui io voglio credere. Ora, per esempio, il discorso della comunicazione fra società e poi giornalisti o tifosi, ambiente, città e tutto, che tu prima hai detto, ho seguito la diretta, e tu hai detto negli altri città, Milano, Roma, la società dà comunicazione ai giornalisti degli infortuni, per esempio, della riforma, di quando rientrano, questa cosa non sta avvenendo. Perché non sta avvenendo? Ah, ma tante cose a livello comunicativo quest'anno il Catania ha sbagliato. Allora qua mi dai ragione che Grella, giusto? Mi dai ragione qui su Ma io ripeto, tante cose sono state sbagliate. Alcune ce le avete sotto gli occhi. Ma che, ripeto, io ho detto a fine anno, io esprimerò il mio pensiero. Ora non ha senso. Io al fine anno farò una valutazione, a proposito, perché qualcuno mi dice che sono filo società, io farò la mia valutazione, qualcuno si offenderà. No, io questo ma a me mi possono dire quello che cavolo vogliono. A me mi hanno detto che ero un minchiatare, un polpettaro, quando dicevo che Tacopina aveva messo i 630.000 euro nel Catania. Siamo al giorno 8, quindi penso che il bonifico, quello di fine... No, non è arrivato ancora. No, il bonifico non è arrivato ancora. Ah, infatti dovrò chiamare questa sera il presidente Pelliga, perché Grella non mi risponde, vuol dire c'è qualche problema. Dico, a me mi interessa poco quando mi insulti. Io dico semplicemente, io continuo a ripeterlo, a me mi interessa poco che mi insultano filo societario, romanista. Ti vogliono tutti bene. Ma poi, ragazzi, io vi dico una cosa. La bellezza dei social è che io posso interagire con voi, no? Ma come lo fanno anche altri colleghi, in primis Max e Ligari. Poi ci sono delle scorie, no? Come nella vita, no? Delle scorie, ci sono quei 4, 5, 10, 50, no? Come i deficienti di Padova che hanno fatto l'invasione. Cioè, i 50 deficienti di Padova possono rappresentare la tifoseria del Catania? No, sono 50 deficienti che, siccome non hanno, nella vita non hanno ricevuto nulla, devono mostrarsi. Viceversa, noi abbiamo, ma ce l'ha il collega Scuderi, ce l'ha il collega Ligari, ce l'hanno altri colleghi, hanno quei 20, 30, 40, 50, 100, che per simpatia, antipatia, senza conoscerci, ci prendono di mira e ci insultano, ma ci sta. Poi ci sono altre categorie, ci sono quelli che purtroppo hanno mentalmente, purtroppo quando il Signore divideva i cervelli, si sono assentati e quindi si comportano andando nei profili personali delle persone, mettendo i figli perché io ripeto,
toccate tutto, ma non mi toccate mio figlio, perché se mi toccate mio figlio o mia figlia, poi, poi ne discutiamo in un'altra maniera. Ma non che non è violenza fisica, ci vediamo e ti dico in faccia che sei come essere umano vali zero, anche perché sei un fornitore di bugie e un fornitore, tra l'altro, di odio, perché, ripeto, questi personaggi fomentano l'odio in città e esasperano un ambiente già nervoso. Detto questo, io mi auguro con tutto il cuore che questa squadra faccia i playoff. E che sì, no, però li farà Federico, li farà, ma spero anche che vada avanti, quello lo speriamo tutti, però da quello che si vede, cioè non c'è quella, io allora, si vede subito quando c'è quell'atmosfera, quella che si crea, quella cosa per si vede, Federico, si vede quest'anno. Però in Coppa Italia non si è vista, Robby. In Coppa Italia non si è vista. Allora io vi dico il mio pensiero. Credo che credo una cosa che si sia involontariamente costruita un instant team, cioè una squadra che sul breve è imbattibile, è forte. Cioè nelle competizioni brevi, che era la Coppa Italia, una partita secca avanti, andata e ritorno avanti. Come saranno i playoff? Ma la si è costruita involontariamente. Poi tornando a quel discorso dello spettatore, del tifoso, che non mi ricordo come si chiamava, che è una delle ultime chiamate. Pietro. Che i giocatori sentono la pressione del... Queste sono, per me, sono cavolate, perché con i Rimini c'era lo stadio strepieno, stracolmo, il Catania ha vinto, quindi... Voglio dire, non c'è questo discorso che però il Cranio ha vinto con Rimini grazie a un ragazzino di 20 anni che ha fatto quello forse che avrebbero dovuto fare giocatori con maggiore esperienza e carisma. Sì, meno male che l'abbiamo avuto questo Castellino. E meno male che l'arbitraggio, diciamo, ci ha dato qualcosa in quella partita. Per esempio, a proposito dei nuovi acquisti a gennaio, ora anche per esempio Artistico ci ha segnato due gol all'andata e al ritorno. Coerente, attaccante coerente, non ha voluto fare differente. Artistico, io quando c'è stata Catania Francavilla ero allo stadio, si è visto che era un giocatore. Cioè, è un buon giocatore. Non è un fuoriclasse, è un buon giocatore. Anche se questo buon giocatore veniva a gennaio qui a Catania al posto di Costantino, sarebbe stato uguale. Corretto, bravo, uguale. Bravo Robby, bravissimo. Secondo me non sarebbe cambiato di una virgola, nulla. La penso esattamente come te, perché in questo momento magari, chiunque magari arriva. Costantino ha fatto due gol, uno su rigore, uno di testa, e Artistico avrebbe fatti tre di destro o di sinistro, tre di testa, ma sarebbe cambiato pochissimo, voglio dire, non penso, perché non è il singolo giocatore in questo caso. Per me è un discorso di gruppo che non si è creato ad agosto, settembre, quello è il problema, non si è creato un gruppo vincente per come doveva essere questo. Ma anche di questo si parlerà ampiamente a termine della stagione, quando poi subentra il discorso anche di dove si allenano, il cittadino che magari non è luogo adatto per gli allenamenti, non lo so, quello poi lo sanno i vari tecnici, che quella però è una carenza che, ripeto, oggi ieri il Palermo ha inaugurato il suo centro sportivo, una meraviglia. Ma quella è una carenza che non si può fare al momento colpa alla società presente che attualmente di Pellegra, quella è una carenza che non è colpa di Pellegra se c'è questa situazione. Assolutamente no. Robby, grazie per la chiamata. Speriamo solo che in futuro si possa risolvere anche questo, perché comunque. Ma no, sicuramente, perché se no non avrebbe loro. Comunque, la presidenza non resterebbe se non si cresce. Col Messina si vince, col Messina si vince. Ma si vince anche col Sorrento e col Benevento. Io sono ottimista, non posso che essere ottimista, caro Roberto, se no non è inutile andare allo stadio, si sta a casa. E poi spero che sia vero quello che stai dicendo tu, che nelle gare secche e quindi nei playoff il Catania risponda. Però ricordati che io faccio il nertubino, quindi faccio spazzatura, quindi e poi sei filo societario. E sono anche Lupacchiotto, Irpino, Lupacchiotto, ricordo. E ricordati di chiamare quindi a Pellegra stasera, perché non ti... Sì, no, già io mando un messaggio, faccio presidente, i soldi. Grazie Robby, un abbraccio e sempre solo Forza Catania.
Ciao, grazie, buon pomeriggio. Ciao, ciao, ciao Robby. Allora, ragazzi, sono le 14.07, un'ora e 12 minuti di diretta. Vola il tempo in vostra compagnia. E allora, io vi aspetto questa sera 21.15. Chi vorrà esserci sarà ben accetto, sarà accolto da Big Chance. Insieme a me vi accoglieranno Orazio Provini e Anthony Di Stefano. Vi attendiamo alle 21.15, pagina Facebook di Chance Bet News e canale YouTube di Chance Bet News. Parleremo insieme e analizzeremo con più precisione e dettaglio quel che non va e cosa deve essere sistemato. Lo faremo tutti insieme appassionatamente, perché lo continuo a ripetere, il momento non è dei più felici. La gioia della Coppa Italia poteva essere prolungata con un risultato positivo contro la Virtus Francavilla. Purtroppo il Catania è ricaduto negli stessi errori, incassando la 16ª sconfitta stagionale, il terzo KO consecutivi in campionato, ma ci sono ancora 3 partite, 9 punti in palio. Il derby è domenica prossima col Messina. Si deve vincere sia per vendicare la sconfitta dell'andata, sia perché i derby non si giocano ma si vincono, e sia anche per la classifica. Vi attendo questa sera 21.15, puntuali come sempre. Grazie anche per avermi fatto compagnia in questa edizione dell'ora di pranzo. Ci vediamo più tardi, sempre e solo Forza Catania. Ciao.